Ben ritrovati ragazzi dal vostro Pentitus, eccomi qua, torniamo a parlare di distribuzioni Linux e lo facciamo attraverso una davvero user friendly che davvero può battersela molto tranquillamente con Linux Mint. Ebbene, in questi giorni ha fatto parlare molto di sé in quanto ha messo anche un countdown, non sul suo sito ufficiale ma sulla pagina ufficiale di X e fu Twitter. Ebbene, era un countdown di 3 giorni. Ebbene, al termine del terzo giorno è uscita finalmente la versione 17 di Zorin OS. Ebbene, vogliamo subito vedere quali sono le principali novità, però badiamo bene che questa è una beta, quindi potrebbero esserci delle funzioni ancora sperimentali. Ebbene, io partirei innanzitutto da quella che è la visita guidata. Mi piace. Qui si sente un po' l'audio. Devo dire che a me piace molto l'approccio degli sviluppatori Zorin, in quanto lo rendono molto professional, molto user friendly. Vedete, c'è anche una visita guidata con delle animazioni che non è da tutte le distribuzioni, se non sia proprio l'unica che integri un inizio in questo modo. Ebbene, vedete, benvenuti in Zorin OS 17, andiamo avanti con la visita guidata. Ovviamente lui subito vi guida ai primi passi, cioè su come funziona il menu che hanno utilizzato. È chiaramente un classico menu personalizzato di GNOME, un arc menu, lo riconosco tra tanti. Andando avanti, vedete che vi dà la possibilità di aggiornare subito, di modificare subito il look della vostra distribuzione a vostro piacimento. E lui vi mette a disposizione un tool che si chiama Zorin Appearance, che vi dà la possibilità un attimo di avere un'interfaccia, diciamo, che più vi si addice. L'esempio questa che voi state vedendo in questo momento è il layout che predilige soprattutto un utente che proviene da un ambiente Windows. Invece magari uno come questo lo predilige più un utente che deriva da Mac OS, anche se comunque questa è la classica interfaccia di GNOME. Infatti, lo potete vedere che questa è proprio l'interfaccia di GNOME. Poi, andando sempre a Zorin Appearance, che in questo momento non lo vedo perché abbiamo tolto l'altra visualizzazione, eccolo qui. Vedete come cambia di volta in volta, potete personalizzare come volete. Ovviamente si ferma a 4 scelte, però se volete avere ancora più personalizzazioni, loro vi consigliano di passare a Zorin OS Pro. Ora se ne possono dire di cotte e di crude sotto questo aspetto, perché quando si parla di distribuzioni Linux si parla di open source, di free, però è anche giusto che comunque qualcuno vi chieda qualcosa per il lavoro che sta facendo. È chiaro che un utente più esperto può ottenere tutto quello che loro già vi danno in maniera del tutto gratuita da qualsiasi distribuzione. Ma andando avanti, allora, torniamo un attimo indietro e rimettiamo tutto come era prima. Eccolo qui. Andando avanti, vedete, possiamo anche decidere il tema che vogliamo scegliere e anche i colori d'accento. Colori d'accento, questo ricorda molto Ubuntu, infatti lui si basa su Ubuntu 22.04 LTS, quindi eredita tutti le varie personalizzazioni di Libawaita, quindi della shell GTK3 e anche delle 4. Torniamo di nuovo al colore chiaro come era prima. Inoltre vedete che abbiamo anche degli effetti, le classiche animazioni di GNOME, che in questo momento non riesco a farvi vedere, magari se apro il gestore file, vedete, sono le classiche aggancio della finestra. Inoltre
vedete che c'è anche questa funzione gelatina che era già presente nelle altre versioni, però vi appesantisce notevolmente la vostra interfaccia. Non ve lo consiglio se avete un PC che non soddisfa i loro requisiti minimi. Inoltre hanno aggiunto nelle altre personalizzazioni, e questa è un'altra estensione di GNOME personalizzata ad hoc da Zorin OS, quindi dal team di sviluppo di Zorin OS, lo switching, quindi praticamente il cambio degli spazi di lavoro. Quando voi andate qui, vedete che potete scegliere un altro spazio di lavoro. Vedete che in questo momento voi non notate l'animazione perché chiaramente non abbiamo l'accelerazione grafica, quindi stando lavorando appunto su una virtual machine non si vede in questo momento la rotazione, però sta applicando appunto una rotazione cubica in 3D. Poi hanno anche aggiunto questo spatial window switcher. Continuando, vedete che potete andare a personalizzare anche la disposizione dei tasti, sia a sinistra a destra, anche con il tasto super, cioè il tasto Windows per intenderci, potete andare a gestire ad aprire direttamente il menu oppure la panoramica delle attività. Possiamo anche ad aggiungere un window styling, praticamente vi dà la possibilità di andare a agganciare le vostre finestre in maniera predefinita in quattro spazi predefiniti del vostro desktop, e quindi vi rende il tutto un po' più organizzato. Qui ovviamente, se vogliamo, come notate, anche inserire delle icone sulla nostra scrivania, vedere anche server di rete, volumi montati e così via, oppure toglierli. E qui ovviamente, se volete, aggiungere anche della personalizzazione per quanto riguarda i caratteri. Ma chiudendo un attimo qui Zorin Appearance, andiamo avanti. Vedete che vi dà anche la possibilità di andarvi ad installare di predefinito le guest edition, nel caso appunto state utilizzando, come nel mio caso, una virtual machine e quindi avete bisogno di più supporto. Potete collegare anche i vostri account online, giustamente lavorando su una GNOME va a collegarsi agli account online che sono presenti su GNOME. Invece vedete che qui si va a collegare col telefono attraverso una funzione che ricorda molto KD Connect, soltanto che loro l'hanno chiamata Zorin Connect. Qui invece vi consiglia di installare software aggiuntivo attraverso il loro software, ma alla fine altro non è che il GNOME software. Ebbene, qui poi termina il nostro tour guidato. Questa è come si presenta GNOME Software, ed è il classico predefinito di GNOME 43, perché questa è la versione di GNOME che abbiamo qui sotto. Di qui potremmo anche vedere quelli che sono i repository software, se ci dà la possibilità, vediamo un attimo, ed ecco che chiaramente si fa riferimento a Canonical, quindi stiamo parlando di software derivato da Ubuntu, però qui non abbiamo presenza di pacchetti Snap, ma abbiamo di predefinito soltanto Flatpak, e questo può essere anche un valore aggiunto. Vedete che gli aggiornamenti di sistema loro danno fino al 2027, però credo che con la versione definitiva ci sarà un prolungamento anche di questo supporto. Qui ovviamente, se volete trovare driver aggiuntivi, ma qui non facciamo altro che vedere gli stessi repository software che troviamo su Ubuntu. Chiudendo questo aspetto, andiamo un attimo sul nostro terminale e apriamo NeoFetch. Ed ecco qui che vengono in risalto le informazioni più importanti. Il kernel su cui si basa è il 6.2, quindi non è il kernel stabile di Debian, ma è il kernel stabile di Ubuntu, perché quello stabile di Debian è fermo al 6.1, qui invece siamo al 6.2. Comunque non è un kernel recentissimo, tenete presente che siamo arrivati adesso a un 6.7, però vedete quello che spicca e che abbiamo presenza di pacchetti deb, ma anche di pacchetti flatpak lasciati predefiniti. La versione di GNOME è la 43.9,
quindi siamo anche un po' più avanti dei Debian 12, perché lì abbiamo la 43.2.3 se non erro. E poi c'è il tema integrato Zorin Light Blue, che ora ci soffermiamo anche un attimo su questo. Vedete anche quanta RAM consuma all'avvio. Hanno fatto un buon lavoro, perché comunque su GNOME, su Debian 12, tenete presente che vi va a occupare una GNOME circa 1,2 giga, qui invece siamo all'ordine di 1 GB su 3 che ne abbiamo assegnati. Ma vediamo un attimo la curiosità dei pacchetti Snap, scusate, Flatpak. Quindi facciamo Flatpak list, così ci darà tutti i pacchetti che sono stati utilizzati. Ebbene, sono tutti pacchetti relativi ai temi realizzati ad hoc su Zorin OS. Li vedete, Zorin Gray, Orange, Purple, Light, Dark, sono tutti in formato Flatpak. Inoltre hanno anche installato in formato Flatpak. Questo è abbastanza curioso, perché anziché utilizzare i repository ufficiali da cui si può attingere l'ultima versione di Firefox, quindi da Mozilla, come fa già di per sé una Linux Mint, in questo caso invece loro vanno ad aggiornare l'applicazione tramite lo store di FlatHub, che comunque è sempre aggiornatissimo, però diciamo questa scelta non la comprendo ancora fino in fondo, perché potevano aggiungere tranquillamente i repository ufficiali direttamente in formato deb. Poi vedete, come pacchetti Flatpak abbiamo anche la presenza dei Mesa driver, che ci permette di utilizzare l'accelerazione grafica anche su applicazioni Flatpak, Free Desktop e così via. Infatti queste, che siano applicazioni di sistema, cioè, o meglio, non sono applicazioni di sistema, perché sono delle applicazioni Flatpak, chiaramente, quindi lavorano all'esterno attraverso una sandbox. Però il punto è che comunque, se voi cercate di eliminarle, vedete che non vi dà la possibilità, perché sono pinnate, quindi selezionate, come applicazioni di sistema. Quindi voi di per definito non potete eliminare queste applicazioni. Poi un altro aspetto che c'è da dire riguardo a Zorin OS, ebbene che noi su uno spazio di circa 25 GB che abbiamo assegnato a questa macchina virtuale, ne abbiamo liberi soltanto 10 GB, quasi 11. Quindi il sistema ne prende un bel po', ne prende all'incirca 14 GB di spazio. Tenete presente che Ubuntu ne consuma molti di meno, e ancora di più una Fedora. Quindi tenete in considerazione questo aspetto se volete utilizzare una distribuzione di questa tipologia. Poi, che altro dire? Vediamo un attimo il software che è presente all'interno. Abbiamo detto che Firefox si trova all'ultimissima versione, ora lo vediamo anche insieme. Però, come abbiamo già detto, vedete, è una versione Flatpak. Mi ripeto, questa scelta io non riesco a comprenderla fino in fondo, però chiaramente ognuno è libero di poter personalizzare la sua distribuzione come meglio crede, quindi è giusto che sia così anche per gli sviluppatori di Zorin OS. A noi fa piacere comunque anche che sia uscita questa nuova versione a distanza davvero di tanto tempo. Sono passati quasi 2 anni dall'ultima release, quindi per chi ama questa tipologia di interfaccia può essere davvero un passo avanti. Mentre per quanto riguarda LibreOffice, ecco, mi concentrerei, a parte tutte le altre applicazioni, tempo che carica, e vedete che salta subito all'occhio la personalizzazione che è stata fatta su LibreOffice, nonostante qui stiamo utilizzando praticamente pari pari la versione che è presente su Ubuntu. Ce ne accorgiamo anche
dalla tipologia di icone che vengono utilizzate, perché sono gli stessi che sono presenti su Ubuntu. Però vedete un attimo, se andiamo su informazioni di LibreOffice, abbiamo la nuovissima versione, la 7.6.3, e come vedete Ubuntu Package Version, quindi stiamo parlando non di quella Flatpak, ma di quella nemmeno Snap, ma sempre quella ufficiale in formato deb per Ubuntu. Però piace molto questa personalizzazione, dove hanno messo una barra centrale dove potete spostarvi in maniera molto semplice. È stata davvero, credo, una bella intuizione per gli sviluppatori fare questa modifica nel look. Poi, per quanto riguarda il resto, ovviamente vedete che qui potete andare tranquillamente a vedere tutte quelle che sono le altre applicazioni presenti. Ovviamente qui abbiamo, passiamo direttamente o dalle categorie, vedete, ci cliccate sulla categoria e trovate l'applicazione che volete. Inoltre anche in questa versione notate che hanno messo il supporto per le applicazioni Windows, però questo altro non è che Wine. Voi state installando Wine, che vi dà la possibilità, vedete, di andare ad eseguire eseguibili di Windows sulla vostra macchina Linux. Quindi non è installato, ma è semplicemente un collegamento al GNOME software. Vediamo un attimo se troviamo estensioni, era giusto per farvi vedere una piccola curiosità. Ci manda, proviamo a installare questa qui, così andiamo un po' anche a svelare quelle che sono tutte le estensioni che hanno utilizzato all'interno di questa interfaccia GNOME 43, perché chiaramente è un'interfaccia modificata. Hanno sicuramente messo un pannello, quindi mi viene da pensare una desktop panel applicata, un arc menu modificato, loro però l'hanno chiamato Zorin menu. Ora lo vediamo un attimo insieme anche questo. Allora, vediamo quelle che sono selezionate. User Teams, va bene, ci sta. Le gesture hanno messo Zorin App Indicator, chiaramente, perché qui abbiamo la visualizzazione del try di sistema. Zorin Connect non è attiva, ma si può attivare. Ecco qui Zorin Desktop Cube, che è quello che vi dicevo, che praticamente vi dà la possibilità di switchare con i vari spazi di lavoro in maniera 3D. Ed ecco qua Zorin Menu, che si rifà davvero molto ad Arc Menu. C'è la Zorin Taskbar, dove potete andarla a personalizzare come meglio crediate. Vediamo se riusciamo anche a... no, Zorin Menu non ci dà la possibilità di andarlo a... possiamo soltanto abilitare o disabilitare. Però comunque vedete che si può tranquillamente andare a personalizzare la vostra interfaccia. Ora non vi faccio vedere questo, perché quello che ci interessa è parlare di questa distribuzione, su quanto questa distribuzione può essere valida, specialmente per chi deriva da Windows. Si troverebbe sicuramente molto bene. La consiglio molto come distribuzione, in quanto appoggiandosi direttamente alla distro madre che è Ubuntu, che è una distribuzione molto solida, sicuramente non sbaglierete anche nel supporto hardware, software e così via. Bene, spero di esservi stato utile ancora una volta con questo video. Ci vediamo alla prossima, sempre qui sul nostro canale. Mi raccomando, commentate, fatemi sapere cosa ne sapete, cosa ne pensate di questa distribuzione, se avete intenzione di utilizzarla o se la state già utilizzando. Ci farebbe davvero piacere. Alla prossima, ciao!